Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico-commerciale per alcune regioni d'Italia e vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato ai prodotti di rivelazione incendio, Urmet, e alle novità introdotte dalla normativa UNI 11224 del 2019. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare, vi voglio informare sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il webinar. Ecco, durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazione allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone, oppure aprendo sempre la dashboard con la freccia arancione nella sezione documenti tramite il PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o della mail di conferma iscrizione o della mail di promemoria che avete ricevuto questa mattina. Passo ora la parola al collega Giuseppe Puchini per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro buon webinar. Sì, grazie Marzio e buonasera a tutti. Vi ringrazio anch'io della partecipazione e del tempo che state dedicando a questo webinar sull'antincendio. Mi presento, sono Giuseppe Puchini, sono un tecnico commerciale e faccio parte della filiale del Lazio. Prima di rilasciare la parola al collega Marzio, appunto, vi voglio presentare la promozione che Urmet ha fatto per voi installatori. Urmet Premiati non è nient'altro che una piccola e semplice raccolta punti. Come poter partecipare a questa promozione? Tramite il vostro smartphone, scaricarsi direttamente l'applicazione Urmet Premiati, fare una piccola registrazione. Una volta registrati, potete cominciare a fare questa piccola e semplice raccolta punti. La raccolta punti si basa appunto su circa 30 articoli presenti sul volantino. All'acquisto direttamente del prodotto, aprendo la confezione, troverete l'iconcina dove tramite il vostro QR code andate a scansionare e in automatico si accumulano dei punti. La promozione è partita il 1º febbraio di quest'anno e terminerà il 31 gennaio del prossimo anno. Alla fine di questo periodo sarete premiati direttamente con dei premi che potete confrontare e vedere direttamente sull'applicazione. Penso di essere stato chiaro. Volevo partire direttamente con il primo sondaggio. Quindi questo è un sondaggio fatto per capire voi installatori che tipo di impianti e che tipo di prodotto andate ad utilizzare, insomma. Partiamo, abbiamo tre domande, avete una sola risposta, quindi installi impianti per rilevare gli incendi. Sì, ed utilizzo prodotti Urmet. Sì, ma non utilizzo prodotti Urmet. No, non installo impianti rivelazione incendio. Avete qualche secondo per poter rispondere. Aspettiamo ancora un pochino. Appunto, questo piccolo sondaggio è fatto per capire un po' le vostre abitudini sul prodotto e sulla rivelazione, appunto, incendio. Direi di chiudere il sondaggio e vedere quelli che sono i risultati. Quindi sì, ed utilizzo i prodotti Urmet il 50%, sì, ma non utilizzo prodotti Urmet il 39%, no, non installo impianti di rivelazione incendi l'11%. Speriamo che quella percentuale del 39% dopo questo incontro possa diminuire e salire la prima. Lascio adesso, quindi possiamo chiudere i risultati. Lascio adesso la parola direttamente a Marzio, che appunto entrerà nel discorso di normative e andrà a spiegare quelle che sono le UNI 97-95 del 2013. Grazie per l'attenzione, ci vediamo più tardi. Grazie mille Pino, andiamo avanti.
e cominciamo a vedere alcuni cenni della normativa 19795-2013 che ci indica come andare a realizzare i nostri impianti di prevenzione incendi. Prima di tutto vediamo quali sono gli elementi obbligatori di un impianto di prevenzione incendi secondo la normativa. Come vedete, viene riportata all'interno della normativa uno schema a blocchi e vengono indicati gli elementi del nostro impianto di reazione incendi con delle lettere. Per la normativa, gli elementi obbligatori sono la centrale antintrusione con le loro alimentazioni, i rivelatori automatici, quindi rivelatori puntiformi o lineari, i rivelatori manuali classici pulsanti e le segnalazioni ottico-acustiche individuate con la lettera C. Gli altri elementi collegati con le altre lettere sono gli strumenti che ci permettono di trasmettere le informazioni al mondo esterno o di comandare anche dei sistemi di antincendio automatici, in questo caso non obbligatori nella realizzazione di un impianto antincendio. Le linee che vedete che collegano i vari dispositivi con la centrale sono linee bidirezionali perché la centrale deve essere sempre in grado di sapere se i singoli dispositivi, oltre a generare delle segnalazioni di allarme incendio, generano anche dei guasti a seguito di rottura del cavo che li connette. Vediamo che una volta progettato il nostro impianto, dobbiamo andare a estendere la sorveglianza a tutte le aree controllate del nostro sistema. Questo include anche quelli che sono i locali tecnici, i vani corsa degli ascensori, condotti di trasporto e di comunicazione, piccoli cortili interni, cunicoli e cavetti e passerelle cavi, condotti di condizionamento d'aria e quelli che sono gli spazi nascosti come controsoffitti e sottopavimenti elevati. In questi piccoli locali possiamo avere delle eccezioni, come per esempio nei cavetti se sono di sezione minore di 1 m² e se sono compartimentati contro l'incendio. I piccoli spazi nascosti, anche questi possono essere omessi dal controllo dell'impianto di reazione incendi, l'importante è che rispondano ai requisiti che vediamo nella slide, quindi magari un'altezza minore di 80 centimetri, una superficie minore di 100 metri quadrati, una larghezza minore di 25 metri, un rivestimento anche qui in totale classe A1, quindi ignifugo. I vani scale, purché siano compartimentati, come i vani corsa ascensori facenti parte di un compartimento sorvegliato dal sistema antincendio, banchine di carico scoperte. Tutte queste eccezioni sono valide finché all'interno di questi locali però non sono presenti sostanze infiammabili o rifiuti e materiali combustibili e cavi elettrici asserviti ad aree diverse rispetto a quelle controllate. Quindi le eccezioni devono comunque rispondere a tutti questi requisiti. Andiamo a vedere cosa si intende per zona di rivelazione incendi, quindi l'estensione della zona secondo la normativa è una superficie controllata di 1600 metri quadrati e non può comprendere più piani del singolo fabbricato. La zona si riduce a 600 metri quadrati nel momento in cui controlla più locali contigui tra di loro in numero minore di 11 e con accessi sul medesimo disimpegno, oppure si riduce a 1000 metri quadrati nel momento in cui i locali controllati sul medesimo disimpegno sono inferiori al numero di 21 e hanno dei segnalatori di allarme visibili sui loro accessi. Ricordo anche che tutti quelli che sono i rivelatori installati in spazi nascosti devono avere obbligatoriamente un ripetitore ottico per segnalare il loro stato di allarme o di funzionamento regolare. Per quanto riguarda invece i circuiti elettrici che vanno a servire gli impianti di reazione incendi, abbiamo due modalità, due tipologie di circuito, quindi il classico circuito aperto che viene identificato anche in una sola zona e che può contenere al massimo 32 punti di rivelazione. Questi 32 punti di rivelazione poi, soprattutto nei sistemi convenzionali, non essendo individuati singolarmente, devono appartenere ad un'unica tecnologia. Mentre nel momento in cui vogliamo andare a installare più di 32 punti di rivelazione, dobbiamo andare obbligatoriamente a chiudere il nostro circuito, quindi a realizzare un anello chiuso, e in questo caso, grazie ai sistemi indirizzati, riusciamo a individuare singolarmente quello che potrebbe essere l'allarme proveniente da un sensore piuttosto che da un pulsante o da un rivelatore lineare. Infatti, come vediamo nella slide, abbiamo realizzato un piccolo esempio che ci riporta a un piccolo impiantino convenzionale dove ogni zona è asservita con una singola tecnologia, quindi non andiamo a realizzare zone con tecnologie promiscue, rivelatori di fumo, lineari e termici, ma ad ogni zona appartiene una tecnologia ben precisa, in modo tale che sappiamo che l'allarme proveniente da quella singola zona può derivare semplicemente o da un pulsante o da un rivelatore o da un rivelatore lineare. Le cose cambiano invece quando abbiamo a che fare con sistemi indirizzati, quindi dove andiamo a realizzare dei loop chiusi, degli anelli chiusi, quindi partiamo con il nostro cavo dalla centrale, andiamo a connettere tutti i nostri rivelatori, tutti i nostri dispositivi in modalità entra-esci e
e rientriamo all'interno della centrale. In questo modo possiamo superare il limite di 32 dispositivi, avendo un sistema indirizzato che quindi individua singolarmente ogni singolo dispositivo, possiamo realizzare linee promiscue con dispositivi promiscui. In questo caso però la normativa ci indica la necessità di inserire un isolatore di cortocircuito ogni 32 punti. Questo per far sì che in caso di guasto della linea non possiamo mettere fuori uso più di 32 punti del nostro impianto. In questo caso Urmet aiuta l'installatore perché ha pensato bene di realizzare all'interno del circuito elettronico di ogni dispositivo collegabile sul loop, che può essere un pulsante, un sensore, una targa ottica acustica, un modulo di ingresso uscita, all'interno è presente un isolatore di cortocircuito. Quindi ogni dispositivo riesce a isolare la parte di linea interessata dal guasto rispetto a tutto il resto dell'impianto. Quindi in caso di anomalia riusciamo a mettere fuori uso una piccolissima parte dell'impianto, rimanendo e assolvendo quelle che sono le richieste normative. L'impianto indirizzato comunque può essere sempre realizzato anche con linea aperta, quindi in modalità entra-esci, terminando senza tornare all'interno della centrale. In questo caso però rientriamo in quello che potrebbe essere una zona convenzionale, quindi dobbiamo rispettare il limite massimo di 32 dispositivi, perché se dovessimo avere un guasto sulla linea uscente dalla centrale avremmo messo fuori uso tutti e 32 dispositivi, quindi non possiamo superare questo limite. Con le centrali Urmet comunque possiamo andare a realizzare sempre linee aperte, ma in questo caso cablaggi misti, quindi stellari in modalità entra-esci. In questo caso comunque avremo sempre la numerazione singola di ogni singolo dispositivo, quindi l'indirizzamento univoco di ogni dispositivo, semplici nodi elettrici per collegarli e sempre il rispetto della normativa rimanendo sotto i 32 dispositivi su ogni singola linea. Passando ai rilevatori di fumo, vediamo qual è il loro raggio d'azione, quindi nei momenti in cui andiamo ad installare i rilevatori di fumo su soffitti lineari o comunque sia con inclinazioni minori di 20 gradi e senza elementi sporgenti, abbiamo che il rilevatore di fumo installato in altezze tra 1 metro e 12 metri ha un raggio di copertura di 6,5 metri, quindi 6 metri e mezzo di raggio di copertura. Tra i 12 e i 16 metri possiamo sempre andare ad installare dei rilevatori di fumo, però rientrano in applicazioni speciali. In questo caso l'efficacia del sistema deve essere provata con delle prove fisiche che la normativa ci indica. Ricordo che lo spazio libero intorno al rilevatore di fumo, una volta installato, deve essere almeno di 50 centimetri, quindi il rilevatore deve avere una distanza rispetto alle pareti dell'ambiente in cui si trova di almeno 50 centimetri. Nel momento in cui il soffitto su cui andiamo ad installare il nostro rilevatore invece ha un'inclinazione maggiore di 20 gradi, abbiamo una tabellina all'interno della normativa che vedete nella slide, che ci indica in base all'altezza del rilevatore, dell'ambiente e in base anche all'inclinazione del soffitto, a che distanza posizionare il rilevatore di fumo rispetto al soffitto, al colmo del soffitto. Qui vediamo degli esempi di copertura, quindi avendo un raggio di copertura di 6,5 metri dobbiamo andare a realizzare delle circonferenze intorno al nostro rilevatore che ci permettono di inglobare quella che è l'area che dobbiamo andare a proteggere. Quindi tutto il nostro ambiente deve rientrare all'interno della circonferenza che viene realizzata dal raggio di copertura del sensore. Se per caso l'ambiente non riuscisse ad entrare all'interno della circonferenza, siamo costretti ad aggiungere dei rilevatori, come vedete nell'immagine indicata con la lettera A. Nella stessa slide vediamo in quale punti il rilevatore di fumo non è indicato, quindi negli ambienti con tanta umidità, in tutti quegli ambienti dove viene generato vapore, come potrebbero essere dei bagni, delle palestre, dei vapori delle docce, delle saune, delle piscine coperte, o anche magari nelle autorimesse dove comunque le autovetture con i gas di scarico creano dei fumi che potrebbero mandare in falso allarme il singolo rilevatore. Nelle installazioni, nei soffitti con delle travi a vista, quindi degli elementi sporgenti, abbiamo delle indicazioni ben precise. Quindi nel momento in cui la trave posizionata sul soffitto ha un'altezza che rientra nel 10% rispetto a quella che è l'altezza del locale, il soffitto viene individuato come un ambiente unico, quindi un semplice rilevatore ha sempre il raggio di copertura di 6,5 metri. Nel momento in cui invece l'altezza di questo elemento sporgente è maggiore del 30% rispetto al locale, ogni riquadro che viene individuato grazie alla suddivisione della trave presente deve essere considerato come locale a sé stante, quindi ogni locale deve essere servito con un rilevatore. Le cose sono leggermente diverse nel momento in cui gli elementi sporgenti si trovano tra il 10% e il 20% dell'altezza. In questo caso possiamo avere dei casi con delle travi parallele, quindi abbiamo delle indicazioni dalla norma con dei calcoli da dover fare che ci indicano il posizionamento e la distanza tra essi.
Oppure, nel stesso caso, nel momento in cui invece abbiamo delle travi intersecanti che creano dei soffitti a nidi d'ape, anche qui, se l'altezza è compresa tra il 10 e il 20% di queste travi, la normativa ci riporta degli schemini con dei calcoli da dover fare per indicarci quanti rilevatori e in che posizione, in che distanza tra di loro devono essere installati. Il raggio d'azione dei rilevatori di fumo viene ridotto a 4 metri e mezzo nel momento in cui andiamo ad installare i dispositivi in controsoffitti o in pavimenti sopraelevati che hanno un'altezza inferiore al metro. Questo perché il fumo con altezze ridotte impiega più tempo a stratificarsi al soffitto e quindi a raggiungere il rilevatore di fumo. Di conseguenza si riduce leggermente quello che è il raggio d'azione. Il raggio d'azione rimane sempre a 4 metri e mezzo, quindi si riduce lo stesso nel momento in cui andiamo ad installare i rilevatori in ambienti dotati di condizionamento o ventilazione, quindi con circolazione d'aria elevata. In questo caso non sono più 6 metri e mezzo, ma 4 metri e mezzo. Addirittura scendiamo a 3 metri come raggio di copertura nel momento in cui andiamo ad installare i nostri rilevatori in ambienti con altezze inferiori al metro con un'elevata circolazione di aria. Passando ai rilevatori termici. In questo caso il raggio di copertura del rilevatore termico, che può essere un termico assoluto o un termovelocimetrico, si riduce a 4 metri e mezzo e può essere installato ad altezze che vanno da 1 metro a 8 metri di altezza. Sopra 8 metri di altezza il rilevatore termico non è più considerato utilizzabile perché non più efficiente. Anche in questo caso abbiamo la necessità di lasciare intorno al rilevatore uno spazio libero di 50 cm. Dalle pareti rispetto all'installazione che andiamo a effettuare ci devono essere almeno 50 cm di spazio. Le stesse indicazioni che abbiamo dato per quelli che sono i rilevatori di fumo le andiamo ad associare anche ai rilevatori termici, quindi nel momento in cui abbiamo travi con altezza del 10% rispetto all'altezza del locale unico, superiore al 30% ogni riquadro è locale a sé stante, e nello stesso modo andiamo anche a effettuare i calcoli che ci occorrono nel momento in cui le travi o gli elementi sporgenti si trovano tra il 10% e il 30% dell'altezza, per indicarci dove andare a posizionare i rilevatori sia con soffitti con travi parallele che su soffitti con riquadri intersecanti. Infine, il rilevatore termico anche qui riduce il suo raggio d'azione nel momento in cui è installato in controsoffitti o in pavimenti sopraelevati che abbiano un'altezza inferiore al metro. Quindi dai 4 metri e mezzo passiamo a quelli che sono i 3 metri. Scusa Marzio se ti interrompo e Prego. ti ringrazio per la spiegazione. Volevo lanciare il nostro secondo sondaggio. Bene. A breve partirà. Quindi, quanto misura il raggio di copertura di un sensore di fumo in installazioni standard? Sempre le tre classiche domande, una sola risposta. Quindi, o 3 metri, o 4 metri e mezzo, o 6 metri e mezzo. Vediamo. Anche qui qualche secondo per poter rispondere. E è stato fatto questo sondaggio più che altro per rafforzare un po' il discorso che ha affrontato il collega in modo molto, molto chiaro. Possiamo chiudere il sondaggio, vediamo le risposte. Quindi l'11% ha risposto 3 metri, il 21% ha risposto 4 metri e mezzo e il 68% ha risposto 6 metri e mezzo. La risposta diciamo corretta sono i 6 metri e mezzo. Mentre per i 3 metri possiamo installare sì i rivelatori di fumo ma in ambienti dove c'è un'elevata circolazione di aria. Mentre per i 4 metri e mezzo dobbiamo installare rivelatori termici. Quindi possiamo chiudere le risposte. Andiamo avanti. Bene, perfetto, grazie Giuseppe, Ok. gentilissimo. Andiamo avanti e andiamo a vedere che cosa ci indica la normativa sull'installazione dei rilevatori manuali, quindi i classici pulsanti. In questo caso la normativa ci indica che su ogni zona dobbiamo andare a installare almeno 2 pulsanti e devono comunque essere posizionati anche in prossimità di tutte quelle che sono le uscite di sicurezza. La distanza tra i pulsanti deve essere di 30 metri nel momento in cui ci troviamo in ambienti con un rischio di incendio basso o medio e invece si riduce a 15 metri nel momento in cui il rischio di incendio è un rischio elevato. L'altezza di installazione deve essere compresa tra 1 metro e 1,60 m, quindi non possiamo metterli né troppo bassi né troppo alti. E ricordo che comunque sia la norma indica che su ogni pulsante deve essere presente quello che è il suo cartellino di indicazione.
Altro rivelatore molto utilizzato nel momento in cui gli ambienti sono molto vasti, molto grandi, è il classico rivelatore lineare ad infrarosso, quindi dove abbiamo un raggio infrarosso che viene emesso e ricevuto, due tipologie di dispositivi diversi, quindi un dispositivo a riflessione e un dispositivo con due elementi attivi TXR e X. In questo caso andiamo a coprire quelli che sono vaste aree che comunque devono rientrare all'interno di quella che è la zona antincendio, quindi per un massimo di 1600 metri quadrati. La larghezza di copertura di ogni rivelatore lineare è considerata per 15 metri, quindi 7 metri e mezzo da un lato e 7 metri dall'altro, 7 metri e mezzo dall'altro. Il posizionamento all'interno dell'ambiente protetto del rivelatore lineare deve essere posizionato ad un'altezza che rientra nel 10% dell'altezza di tutto il locale, quindi parte alta entro il 10% dell'altezza del locale. Possiamo eventualmente scendere fino al limite del 25%. Ma in quel caso, nel momento in cui dovessimo essere più bassi, siamo costretti ad addizionare il numero di rivelatori del 50%. Quindi se dovessimo installare due rivelatori dobbiamo passare a tre, se dovessimo installare quattro rivelatori dobbiamo passare a sei e così via. Altri rivelatori che stanno prendendo piede ultimamente sono i rivelatori di fumo ad aspirazione e campionamento. In questo caso abbiamo delle centraline che aspirano in continuazione aria, quindi aspirano aria da una tubazione che andiamo a realizzare, che può avere un'estensione di un centinaio di metri, può coprire ogni tubazione la classica zona incendio da 1600 metri quadrati. L'aria aspirata da questa tubazione, che avrà dei fori dai quali aspirare aria o comunque sia sui quali poter collegare dei capillari per portarli magari su un pannello di un controsoffitto e quindi andare ad aspirare l'aria dell'ambiente senza far vedere l'installazione della tubazione, verrà analizzata da quelli che sono i dispositivi all'interno della centrale. Solitamente ci sono due tipologie di dispositivi, quindi la centrale dove andiamo a posizionare dei classici rivelatori di fumo ad alta efficienza, oppure le centrali che fanno un'analisi tramite un raggio laser. In questo caso questi sistemi riescono a raggiungere una sensibilità di classe A, quindi come vedete dal disegnino in basso a destra della slide, riescono ad avere un intervento molto più rapido del classico rivelatore di fumo, quindi riusciamo ad accorgersi della presenza del fumo in ambiente molto prima rispetto a quello che potrebbe essere l'intervento di un semplice rivelatore di fumo. Vediamo anche che cosa succede, che cosa ci indica la norma nel momento in cui andiamo ad installare i nostri dispositivi ottico-acustici, quindi il livello sonoro dell'ambiente deve essere superato di 5 decibel rispetto a quello che è il rumore presente, comunque deve essere compreso, quindi i dispositivi devono essere in grado di generare un livello sonoro tra i 65 e i 120 decibel e nel momento in cui abbiamo gli ambienti dove gli occupanti possono dormire, dobbiamo andare ad avere una pressione sonora, quindi un livello sonoro di 75 decibel su testa letto. Questo per quanto riguarda i dispositivi acustici. Se per caso negli ambienti il rumore ambientale è superiore del 95 decibel, oppure gli occupanti utilizzano delle protezioni acustiche individuali, hanno disabilità nell'udito, utilizzano audioguide come per esempio nei musei, le segnalazioni acustiche devono essere accompagnate da quelle che sono le segnalazioni, i segnalatori luminosi. In questo caso dovrebbero essere segnalatori luminosi che corrispondono alle norme N54 della parte 23. Le alimentazioni del sistema, come sappiamo, i nostri impianti di reazione incendi sono collegati alla rete elettrica, ma hanno bisogno di quella che è un'alimentazione secondaria in caso di mancanza rete, solitamente asservita da delle batterie al piombo. In questo caso dobbiamo far sì che il nostro impianto, in caso di mancanza rete, possa permettere il funzionamento per almeno 24 ore, durante le quali comunque deve comunicare l'eventuale assenza rete, e ulteriormente a passate le 24 ore, deve essere in grado di garantire 30 minuti di allarme continuo, sempre con la stessa alimentazione secondaria. Quindi è buona norma fare bene i calcoli di assorbimenti e di conseguenza inserire i dovuti alimentatori supplementari e quindi batterie tampone per riuscire ad assolvere quelle che sono le richieste normative. Il cavo da utilizzare negli impianti di prevenzione incendi è un cavo secondo la norma di riferimento CEI 2105V2, quindi è un cavo solitamente di colore rosso con schermatura e due poli interni rossi e neri twistati tra loro. Non deve essere cavo rigido. È un cavo che avente tensione di esercizio uguali o inferiori a 100 volts e risponde a quelle che sono le prove N50-200 che richiedono un pH minimo di un valore 30, ossia una resistenza al fuoco di almeno 30 minuti.
Ricordo che il percorso dei cavi di ingresso e di uscita dalla centrale delle nostre linee di lavorazione deve essere differenziato, ossia ci deve essere uno spazio di almeno 30 centimetri tra il cavo che parte dalla centrale e va a raccogliere i nostri dispositivi e il cavo che torna indietro. Questo per far sì che se per caso in qualche modo una delle due parti viene tagliata, la centrale riesce a far funzionare l'intero impianto con l'altro tratto di cavo. Ora lascio la parola a Giuseppe per descrivere quelli che sono i primi prodotti a catalogo Urmet, le soluzioni di Urmet antincendio, e ci vediamo tra poco. Grazie. Grazie a te Marzio e adesso andiamo a vedere quelle che sono le nostre apparecchiature, quindi partirei subito presentando le nostre centrali antincendio di tipo convenzionale. Questi due tipi di centrali, quindi la 1043 422 e 424, e quindi due zone, quattro zone, servono per andare a coprire un impianto, diciamo, un medio piccolo. Le caratteristiche principalmente di queste centrali sono che su ogni zona poi si possono gestire fino a 32 dispositivi per normativa. E un'altra funzione importante che può, ci sono delle uscite già a bordo direttamente della centrale come allarme generale e allarme guasto. Queste uscite, diciamo, possono essere ampliate direttamente tramite delle schede opzionali che vediamo in basso a sinistra, quindi con la 1043 423 e la 1043 425, quindi rispettivamente a tre uscite e a cinque uscite relay. Andando avanti, vediamo un piccolo schema applicativo, quindi vediamo la centrale e sul lato sinistro vediamo questa interfaccia dove poter andare a collegare i nostri fermi elettromagnetici, c'è una linea per riguardo i pulsanti, una linea per quanto riguarda i rivelatori con o senza gemma fuori porta, la possibilità di poter gestire pannelli ottico-acustici, sirene ad esterno e barriere lineari. Andando avanti, e andiamo a presentare quella che è la nostra centrale più grande, insomma, dove qui possiamo prendere una fascia di mercato medio-alta, insomma. È una centrale sempre convenzionale a quattro zone, espandibile a 20. Anche qui vale lo stesso discorso fatto per le centrali precedenti, quindi per ogni linea possiamo gestire fino a 32 punti per una questione di normativa. Abbiamo delle uscite a contatti puliti e supervisionati. La centrale si va ad ampliare tramite la scheda 1043 429, ogni scheda può gestire fino a quattro linee di ingresso e quattro uscite relay. E lo stesso discorso vale per le uscite supervisionate. Entrambe le schede possono essere installate direttamente all'interno della centrale. Andiamo a vedere un esempio applicativo, quindi qui vediamo un pochino di apparecchiature, un pochino più di apparecchiature messe in campo e se vediamo sempre nel centro la centrale, nel lato sinistro vediamo un pannello ripetitore, quindi nel caso in cui andremo ad installare la nostra centrale in un locale tecnico possiamo gestire la stessa tramite un pannello ripetitore. Per quanto riguarda la programmazione, possiamo utilizzare una semplice tastiera da PC, una PS2, possiamo gestire senza nessuna interfaccia, visto che già ci sono delle uscite relay direttamente fermi elettromagnetici, e poi per completare l'impianto i soliti pulsanti, i rivelatori con o senza gemma fuori porta e le varie segnalazioni ottico-acustiche. Per quanto riguarda invece i sistemi indirizzati, abbiamo la serie 500. La serie 500 anch'essa è formata da tre tipi di centrali, quindi la 1043 550 dove possiamo gestire un loop, la 560 una centrale che esce con due loop a bordo espandibile a 4 e la 1043 570 parte con quattro loop espandibile fino a 12. Le caratteristiche sono comuni per tutte e tre le centrali, quindi per ogni loop possiamo gestire fino a 128 punti, possiamo gestire fino a 480 zone programmabili e su ogni zona possiamo gestire fino a 50 acquadori. Tramite la centrale possiamo connettere anche apparecchiature esterne, tra cui un PC per
per poter programmare direttamente la centrale, quindi da PC possiamo programmare direttamente la centrale tramite un software. Abbiamo una porta di comunicazione LAN TCP/IP per gestire delle mappe grafiche, abbiamo l'opportunità di poter connettere anche una stampante esterna e tramite una porta RS485 la possibilità di collegare uno o più pannelli remoti e anche più di una centrale, quindi configurare una centrale come master e altre centrali come slave su impianti molto molto ampi. Funzioni principali di questa centrale è la funzione del, è una funzione richiesta molto dai vigili del fuoco, è una funzione quindi utilizzata in strutture ricettive che possono essere ospedali, case di cura e alberghi. La funzione Master Alarm, direttamente con un pulsante collegato in centrale, si può mandare un allarme verso le segnalazioni ottico-acustiche, anche se non è un allarme incendio. Il funzionamento notte e giorno, invece, sta a stabilire un po' quella che è la sensibilità dell'impianto in impianti non presidiati. La programmazione, oltre che come incendio, la possiamo programmare anche come allarmi tecnologici, quindi possiamo gestire eventualmente degli allarmi anti-allagamento, degli allarmi anti-intrusione, oltre appunto ad allarmi incendio. Possiamo realizzare loop fino a 2000 metri utilizzando cavo schermato a due conduttori con un cavo appunto di una sezione di 1,5 mm². Questo è un po' quello che vi ho detto fino adesso riguardo la centrale 500, quindi le centrali, quelle di tipo indirizzato. Sul lato sinistro la possibilità di poter gestire da un PC e quindi fare la gestione delle mappe grafiche. Sul lato centrale in alto si vede sempre un PC per quanto riguarda la programmazione, la possibilità in basso a sinistra di poter installare una stampante, una tastiera sempre PS2, quindi una semplice tastiera da PC, in basso nella parte centrale la possibilità di gestire uno o più pannelli remoti su impianti veramente grandi. Sul lato destro la possibilità, come sempre, di poter installare rivelatori con o senza basetta esterna, insomma, ripetitore ottico e altre segnalazioni, tra cui anche in alto a destra la possibilità di collegare delle barriere di. Perfetto, grazie Giuseppe. Scusa se ti interrompo, volevo Grazie lanciare il nostro terzo sondaggio per vedere se il messaggio è stato chiaro e quindi vi andiamo a chiedere quanti sono i loop nelle tre centrali indirizzate digitali della serie 500. Tra le risposte potete trovare un loop, 5 loop e 10 loop, oppure centrali da 2 loop, 8 loop e 14 loop, oppure centrali con un loop, 4 loop e 12 loop. E preghiamo di rispondere sull'opzione che ritenete più corretta e vediamo di rafforzare quello che è un messaggio che abbiamo cercato di far passare per indicarvi nello specifico quali sono le centrali URMET digitali indirizzate che trovate nel nostro catalogo. Vi lascio ancora qualche secondo per rispondere, dopodiché chiuderemo i risultati ed andiamo ad analizzare, chiudiamo il sondaggio e andiamo ad analizzare quelli che sono i risultati delle vostre risposte. Quindi vediamo un attimo. L'80% di voi ha risposto corretto, le centrali sono da un loop, da 4 loop e 12 loop, le altre invece sono numeri inventati e quindi non trovate a catalogo dispositivi con queste caratteristiche qui. Quindi ricordo che abbiamo una centrale a un loop indirizzato, una centrale fornita con due loop a bordo, con altri due espandibili quanti 4 loop, e un'altra centrale fornita con 4 loop espandibile fino a 12 acquistando altre 8 schede loop. Possiamo chiudere il sondaggio e andiamo avanti con la nostra presentazione, dove vi facciamo vedere che URMET per dare continuità ai propri impianti antincendio, quindi per far sì che ci sia una retrocompatibilità con le vecchie centrali, ha realizzato una scheda loop che vedete nella slide, quindi la 1043-540, che è possibile inserire nelle nuove centrali della serie 500 indirizzate e in questo modo riusciamo ad andare a gestire
tutte quelle che sono gli impianti realizzate con centrali digitali indirizzate URMET della serie 260, quindi ormai sono centrali obsolete, non più prodotte, di conseguenza non più reperibili sul mercato. Quindi, se dovessimo dover cambiare una centrale, non abbiamo il ricambio. In questo caso, però, possiamo tranquillamente andare a acquistare una nuova centrale. Acquistiamo anche la scheda RUP compatibile con quella serie di dispositivi, e in questo modo riusciamo a tenere in piedi anche impianti datati. Non diamo disservizio al nostro cliente, e poi, mano a mano, visto che l'investimento iniziale è già stato fatto grazie all'acquisto della centrale, possiamo andare a ristrutturare i nostri singoli loop con i nostri nuovi dispositivi, e quindi, dopo un po', avere un impianto completamente nuovo. Le basi dei sensori sono delle basi che sono comuni sia per i sistemi digitali che per i sistemi indirizzati, quindi abbiamo tre tipologie di base: la classica base standard senza connessioni ulteriori, una base con ripetizione d'allarme, quindi dove andiamo a collegare le nostre gemme di ripetizione, all'interno un po' di elettronica per far sì che la gemma possa lampeggiare per indicare il funzionamento del rivelatore oppure accendersi fissa per indicare l'allarme proveniente dal rivelatore su cui è connessa. E infine una classica base con relè di uscita, dove ci permette di collegare, magari controllare e comandare qualche apparecchiatura direttamente dall'allarme del singolo rivelatore, oppure, se vogliamo, nei classici impiantini residenziali, fornire anche un rivelatore di fumo sulla centrale antintrusione, sfruttare l'uscita del relè per connetterci sulle centrali. Per quanto riguarda i rivelatori di fumo, sempre stessa estetica sia per quanto riguarda i sistemi convenzionali che per quanto riguarda i sistemi digitali indirizzati, quindi cambierà l'elettronica all'interno, anche se il rivelatore è un classico rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, quindi ad effetto di riflessione della luce. Nel rivelatore convenzionale abbiamo un LED tricolore per indicarci l'evento di allarme, di funzionamento regolare e di guasto. Nel rivelatore indirizzato invece il LED è di soli due colori, quindi rosso per l'allarme e verde per il funzionamento. L'evento di guasto ci viene segnalato direttamente dalla centrale grazie alla comunicazione continua con l'unità di controllo, e all'interno del sensore è presente un circuito di autoapprendimento, quindi è autoindirizzante, e in più un isolatore di cortocircuito, come è presente su tutti i dispositivi collegabili sul loop. Analogamente a quanto abbiamo detto per il rivelatore di fumo, ripetiamo per il rivelatore termico, termovelocimetrico e ottico termico, quindi anche qui unica estetica per entrambi i sistemi convenzionali e digitali indirizzati. Il rivelatore termovelocimetrico, che ci permette di avere un allarme a seguito di innalzamento di temperatura in un certo delta tempo, e il rivelatore di calore fissato a 58 gradi, quindi una soglia statica, e il rivelatore ottico termico, quindi doppia tecnologia sia di fumo che di temperatura, in questo caso in modalità ORR, quindi basta che una delle due tecnologie vada in allarme per generare l'evento di allarme incendio. In questo caso, come abbiamo detto, per il rivelatore di fumo, il rivelatore convenzionale avrà un LED tricolore, il rivelatore digitale LED bicolore e circuito di autoapprendimento ed isolatore di cortocircuito a bordo. Per completare la gamma dei dispositivi puntiformi, ci sono due sensori convenzionali di rivelazione gas, metano e GPL. In questo caso sono dispositivi convenzionali, hanno bisogno di 24 volts oltre a quella che è la linea di rivelazione, appositamente perché l'elemento sensibile ha bisogno di alimentazione. E in più, in questo caso, vengono forniti direttamente con la base relè a disposizione nella confezione. Quindi, oltre a quello che è il rivelatore, viene fornita anche la base relè per effettuare le connessioni con la centrale. La soglia d'allarme è impostata con concentrazione inferiore al 10% rispetto al limite di esplosività, quindi vi avverte molto prima della condizione di pericolo. Nel catalogo URMET sono presenti in varie lineari, quindi ne abbiamo parlato durante l'esposizione delle normative 9795, due dispositivi a catalogo, quindi un rivelatore a lineare di fumo a riflessione che ci permette di gestire una lunghezza di massimo 100 metri, ed eventualmente per superare tale lunghezza abbiamo il rivelatore lineare di fumo con due elementi sensibili, quindi un trasmettitore e un ricevitore. Nel primo caso l'installazione è molto più semplice perché dovremmo portare i cavi solamente da un lato, quindi solamente sull'elemento attivo, dall'altra parte ci basta semplicemente fissare al muro quello che è il catarifrangente. Nel secondo caso invece siamo costretti a portare i cavi sia da una parte che dall'altra perché il trasmettitore comunque deve essere alimentato. A bordo il dispositivo ha dei LED per indicarci lo stato di funzionamento e un piccolo display a segmenti per la programmazione e le impostazioni dei parametri di funzionamento. Sempre a catalogo URMET abbiamo quelli che sono i dispositivi di aspirazione e campionamento dell'aria, quindi due dispositivi diversi.
Nel primo caso un dispositivo dove andiamo a inserire all'interno dei liberatori di fumo ad alta sensibilità che possono avere una o due uscite per le tubazioni da forare e da andare su cui andare a rilevare quella che è l'aspirazione dell'aria, oppure un dispositivo di aspirazione con rilevatore laser, un solo tubo di uscita, quindi una sola tubazione, ma in questo caso la rilevazione viene fatta con laser in modalità molto molto più precisa. La lunghezza massima della tubazione è di 100 metri. E la velocità dell'aspirazione e della gestione del flusso è regolabile in base a quella che è la programmazione. Pulsanti, in questo caso un unico dispositivo, cambia semplicemente l'elettronica all'interno, quindi convenzionale con una resistenza di carico di allarme direttamente sul circuito interno, oppure indirizzato sempre con isolatore di cortocircuito a bordo e circuito di autoapprendimento, quindi senza dover impostare nessuna rotellina o nessun dip switch per dargli un indirizzo. L'unica differenza la fa il vetrino, che in un caso è a rottura, quindi chiamato così con memoria, e di conseguenza deve essere sostituito per ripristinare il pulsante a seguito di una pressione di allarme. Nel secondo caso, invece, abbiamo un pulsante riarmabile, di conseguenza basta utilizzare l'apposita chiavettina fornita in dotazione per ripristinare il pulsante, riposizionando nella corretta posizione quella che è il vetrino che è stato precedentemente premuto. Per quanto riguarda i moduli da collegare sul loop, quindi abbiamo un semplice modulo chiamato polivalente perché a bordo ha degli ingressi e delle uscite. In questo caso non ci sono più moduli a secondo di quello che dobbiamo, le funzioni che dobbiamo andare a far fare al nostro impianto, ma abbiamo un semplice modulo, un singolo modulo, e poi sarà via software saremo noi a dargli una programmazione adeguata a secondo del funzionamento che dobbiamo fargli fare. Quindi lo possiamo far funzionare da modulo di uscita, avendo a disposizione quella che è un'uscita a contatti puliti e un'uscita supervisionata per le segnalazioni ottico-acustiche. L'uscita può avere anche eventualmente il ritorno del feedback dell'apparecchiatura che andiamo a controllare, oppure eventualmente lo programmiamo come soglia, come modulo d'ingresso per contatti stabili che possono essere anche multisoglia, oppure modulo d'ingresso per contatti impulsivi con reset locale. Quindi qualsiasi cosa ci occorre, basta programmarlo via software per adeguarlo a quelle che sono le nostre esigenze. La scheda che vedete a destra, la modulo 1043533, non è altro che quattro moduli di quella che vedete a sinistra, quindi a bordo ha quattro ingressi, quattro uscite liberamente programmabili. Nel momento in cui dobbiamo andare a comandare o a controllare più dispositivi nella stessa posizione, invece di dover installare quattro schede singole, possiamo utilizzare questo prodotto per gestire quattro apparecchiature differenti. Un altro oggetto molto utilizzato è l'interfaccia 420 mAh per i sensori di gas. In questo caso è un modulo su loop che ci permette di gestire i sensori di gas e di gestirli tramite l'assorbimento di corrente di 420 mA. Quindi un collegamento molto molto semplice tra il modulo di interfaccia e il rilevatore di gas con tre semplici conduttori, due di alimentazione e uno di segnale. Il modulo si collega sul loop, può essere programmato sia direttamente da dip switch a bordo oppure dalla centrale, può essere programmato sia per eccessivo o per deficienza di gas, quindi comunque riusciamo a gestire tutte le varie tipologie di rilevazione. A bordo, come al solito, abbiamo il nostro classico circuito autoapprendimento, quindi senza dover indirizzare nulla, e il classico isolatore di cortocircuito. Un altro oggettino che riscuote molto successo, soprattutto nelle strutture ricettive, quindi negli hotel, è il tirante bagno. Questa è un'interfaccina molto piccola che si inserisce facilmente in una qualsiasi serie civile, a bordo dei LED di segnalazione, viene connessa sul loop e su questa piccola interfaccina ci si vanno a connettere quelli che sono i classici tirante bagno, soprattutto delle stanze dell'albergo. Quindi il nostro impianto che andremo a realizzare nelle strutture ricettive, negli hotel, negli alberghi, nei vari bed and breakfast, dove andremo a portare il sensore di fumo, andremo a collegare anche questa piccola interfaccia e nella stessa centrale, oltre ad avere quello che è l'impianto di rilevazione incendi, avremo anche tutti quelli che sono gli allarmi bagni, senza dover andare a realizzare un ulteriore impianto. Sempre collegabili sul loop, quindi vengono incontro all'installatore per facilitare la realizzazione dell'impianto antincendi, abbiamo delle basi ottico-acustiche e dei pannelli ottico-acustici. In questo caso non abbiamo bisogno di un'alimentazione ulteriore a 24 volts, ma questi dispositivi prendono direttamente la corrente del loop per attivarsi e quindi dare le segnalazioni ottico-acustiche del caso. Anche in questo caso è un dispositivo da loop a tutti gli effetti, quindi a bordo ha il circuito di autoapprendimento, ha l'isolatore di cortocircuito. Può essere regolato a secondo dei toni acustici che preferiamo e a secondo del volume che vogliamo avere.
La base ottica acustica, come vedete, può funzionare stand alone con un classico tappino bianco che la rifinisce, oppure può fungere da quello che è una base di un sensore, quindi ci viene molto utile, ci viene molto, rimane molto utile da installare all'interno delle stanze, magari dell'albergo dove ci sono personaggi che dormono, perché così riusciamo a rispettare quello che la normativa vuole, ossia l'udibilità di 75 decibel testa letto. Terminati quelli che sono i dispositivi a catalogo Urmet, passiamo alla descrizione della normativa 11.224 del 2019, ossia la normativa che ci indica come manutenere i nostri impianti di prevenzione incendi. La norma 11.224 2019 entra in vigore il 5 settembre del 2019 e si applica sia a tutti quelli che sono i nuovi impianti che vengono realizzati dopo l'uscita della normativa, dopo l'entrata in vigore della normativa, ma comunque si abbraccia anche tutti quelli che sono gli impianti già esistenti e già funzionanti nei vari luoghi protetti dall'impianto di prevenzione incendi. Definisce bene dei termini relativi ai controlli, quindi indica un controllo iniziale, che è l'operazione che viene effettuata in fase di consegna impianto o di presa in consegna dell'impianto da parte della ditta manutentrice. La sorveglianza, che è quella operazione, che è un semplice controllo visivo da parte del responsabile dell'impianto che si trova quotidianamente nella struttura protetta dall'impianto di prevenzione incendi. Il controllo periodico, che è il vero e proprio controllo che la ditta manutentrice andrà ad effettuare sull'impianto per verificare l'efficienza di ogni singolo dispositivo e deve avere una frequenza almeno semestrale, e due tipologie di manutenzione, quindi l'ordinaria per un intervento in loco di piccole riparazioni, molto semplici come potrebbe essere il riposizionamento di un sensore oppure la sostituzione di un dispositivo, oppure manutenzione straordinaria, quindi un intervento molto più profondo che può essere fatto in loco o eventualmente anche smontando delle parti dell'impianto o portato in laboratorio per delle riparazioni. In sostanza, cosa ci indica la norma 11.224? Ci dà delle indicazioni su quelle che sono le operazioni da fare sul nostro impianto per renderlo sempre efficiente. In questo caso, una volta che l'impianto è terminato, quindi dove finisce quella che è la norma UNI 9795, inizia quella che è la norma UNI 11224 per indicarci le operazioni da fare. Qui distinguiamo due primi casi iniziali. Un primo caso, se il manutentore è uguale a quella che è la ditta che ha realizzato l'impianto, quindi la stessa persona che ha realizzato l'impianto è anche il manutentore, a quel punto si passa direttamente alla consegna formale dell'impianto e all'inizio dei controlli. Nel momento in cui invece la ditta manutentrice non è la stessa, non coincide con la ditta che ha realizzato l'impianto, dovremmo prima andare a fare una consegna formale dell'impianto e un controllo iniziale. Per controllo iniziale si intendono tutte quelle operazioni che occorrono per far sì che ci rendiamo conto, come ditta manutentrice, che l'impianto è stato realizzato secondo le normative, che la certificazione è presente e che risponde a un progetto esecutivo realizzato da un professionista. Una volta che abbiamo preso in carico il nostro impianto, inizia quella che è la manutenzione vera e propria. A questo punto, che cosa dobbiamo andare a fare? Ogni 6 mesi dobbiamo andare a fare il controllo del nostro impianto. La normativa ci indica che ogni 6 mesi, per i primi 6 anni, dobbiamo andare a controllare il 25% dei vibratori presenti, dei dispositivi presenti sul nostro impianto. Questo fa sì che praticamente ogni 2 anni, per i primi 6, andremo a controllare il 100% dei nostri dispositivi. Passati i 6 anni, il controllo diventa un pochino più stringente e ogni 6 mesi, invece che controllare il 25%, passeremo a controllare il 50% dei nostri dispositivi. Quindi la totalità del nostro impianto verrà controllato praticamente ogni anno, 50% nei primi 6 mesi, 50% nei secondi 6 mesi, e così per i prossimi e successivi 6 anni. Al termine degli secondi 6 anni, quindi di 12 anni di vita dell'impianto, in questo caso fa fede la data riportata nella certificazione dell'impianto di prevenzione incendi, dobbiamo andare a fare quella che è la verifica generale del sistema, e vediamo insieme di che cosa si tratta. In questo caso, per verificare il sistema, abbiamo 3 opzioni. Abbiamo la possibilità di revisionare i dispositivi in fabbrica. Quindi durante il nostro anno di manutenzione dobbiamo smontare un sesto dei vibratori presenti, inviarli in fabbrica, farli revisionare e successivamente reinstallarli. Durante questo processo però i vibratori mancanti devono comunque sia essere sostituiti con dei vibratori efficienti. I vibratori non interessati dalla revisione verranno effettuati e controllati come un classico controllo periodico in numero del 50% ad ogni controllo. Questa operazione va fatta per i successivi 6 anni, in modo tale che al sesto anno tutti i rivelatori sicuramente sono stati revisionati. La seconda opzione è la sostituzione con dei rivelatori nuovi, quindi in questo caso
in ogni anno andrò a sostituire un sesto dei rivelatori presenti con dei rivelatori nuovi e sugli altri farò un controllo del 50% ad ogni semestre. Al termine dei 3 anni, in questo caso, avremo tutto il 100% dei rivelatori installati completamente nuovi perché nell'arco di tutti e 6 anni sono andato a sostituire un sesto dei rivelatori presenti. L'ultima opzione che abbiamo sono delle prove reali secondo le norme, quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a provare nell'anno di manutenzione un sesto dei nostri rivelatori. In questo caso dobbiamo andare a fare dei fuochi campione per provare il responso del singolo rivelatore di fumo. Se più del 20% dei rivelatori non ha una risposta che rientra nel 20% del tempo di risposta di un rivelatore nuovo, siamo costretti per forza a passare alla sostituzione o alla revisione dei rivelatori. Se invece comunque sia rientriamo in questi parametri, possiamo proseguire di anno in anno e sempre facendo queste verifiche, vedere se rientriamo nel 20% dei rivelatori dell'allarme proveniente dai rivelatori rispetto a quello che potrebbe essere un rivelatore nuovo. Al termine dei 6 anni, anche in questo caso, se non abbiamo cambiato i rivelatori, continuiamo a fare quella che è la procedura di manutenzione classica e ordinaria. Riassumendo un po' tutto quello che ci siamo detti, a seguito della consegna formale dell'impianto e della presa in consegna e manutenzione, andremo a fare delle prove. Nel momento in cui gli impianti sono convenzionali, siamo costretti ad effettuare prove sul 100% dei rivelatori ad ogni intervento di manutenzione, quindi ogni 6 mesi andremo a provare il 100% dei rivelatori. Diciamo che gli impianti convenzionali solitamente sono molto molto più piccoli, un numero molto più esiguo di rivelatori, quindi insomma la procedura è abbastanza veloce. Per quanto riguarda invece i sistemi indirizzati, abbiamo detto che i primi 6 anni andremo a verificare il 50% dei rivelatori ad ogni intervento, i successivi 6 anni verificheremo il 50% dei rivelatori ad ogni intervento e arrivati al dodicesimo anno dovremo andare a fare quella che è la verifica generale. 3 opzioni, sostituzione dei rivelatori un sesto all'anno, revisione dei rivelatori un sesto all'anno, oppure prove reali secondo la norma 19795 dei rivelatori, sempre in questo caso un sesto all'anno. Dopo la sostituzione o la revisione dei rivelatori, ricominciamo a fare le prove al 25% e i restanti non revisionati o non sostituiti al 50%. Dopo il test reale, sempre le prove al 25% e i restanti al 50%. Un'altra indicazione che abbiamo è la manutenzione da effettuare sui segnalatori ottico-acustici, quindi anche qui abbiamo delle indicazioni dove dobbiamo andare a verificare che l'udibilità acustica, la visibilità sia ottimale in tutte le zone previste e dove è presente un segnalatore ottico-acustico. Dobbiamo verificare che sia presente la sincronizzazione ottica-acustica dove negli ambienti sono presenti più dispositivi ottico-acustici contemporaneamente per evitare di non disturbare soggetti sensibili, soprattutto all'epilessia. Dobbiamo verificare che non siano presenti ostacoli o polveri o sporcizia che possano inficiare quello che è il segnale luminoso oppure l'udibilità del dispositivo. Ricordo che nel momento in cui dobbiamo andare a sostituire un segnalatore ottico-acustico perché magari si è guastato, dobbiamo comunque sostituirlo con un dispositivo di pari caratteristiche e con le stesse tonalità di suoni per non creare delle confusioni in base agli allarmi che avvengono all'interno dell'ambiente. Un'altra indicazione che abbiamo è nelle modifiche sostanziali degli impianti. Che cosa succede? Nel momento in cui andiamo a modificare più del 50% del nostro impianto, che solitamente viene individuato in base al numero dei rivelatori, oppure andiamo ad implementare più del 50% del nostro impianto, dobbiamo andare a ricostruire completamente il nostro impianto, a ricertificare completamente, a riprogettare completamente. Quindi in questo caso viene considerato come se fosse un impianto nuovo a tutti gli effetti. Nel momento in cui invece siamo sotto al 50%, andremo semplicemente a certificare quello che è l'ampliamento dell'impianto che andiamo a realizzare. A seguito della presa in carico del sistema abbiamo delle liste di controllo da dover compilare, sono delle appendici che troviamo allegate alla norma, quindi abbiamo l'appendice A per il controllo iniziale e la verifica generale del sistema di presa in carico, dove ci sono 4 prospetti. Che da compilare e da lasciare allegati a quello che è il registro dei controlli. Nel primo prospetto andremo a indicare quella che è la committente e l'ubicazione dell'attività protetta con la tipologia dell'impianto. Nel secondo avremo l'indicazione delle prove da dover effettuare, quindi una checklist da compilare, così come anche nel terzo prospetto nelle verifiche di sistema. E successivamente, se presenti, abbiamo anche quella che è il prospetto per quelli che sono i controlli addizionali da effettuare sui sistemi ad aspirazione e campionamento dell'aria. Così come per l'appendice per il controllo iniziale abbiamo quella che è l'appendice B, la lista di controllo,
e di riscontro per quello che è il controllo periodico, quindi la manutenzione che andremo a realizzare sugli impianti ogni 6 mesi. In questo caso i prospetti sono tre: il primo prospetto dove viene indicato il tipo di impianto, il committente e l'ubicazione dell'attività protetta; il secondo prospetto che ci riporta quelle che sono le verifiche sul sistema da dover fare con una checklist anche qui da compilare e da barrare ed eventualmente appuntare quelle che sono le nome dell'impianto; e il terzo prospetto, come per il prospetto P, come per l'appendice A, è quello che riguarda i controlli da effettuare sui sistemi di aspirazione e campionamento dell'aria se presenti sul nostro impianto. Questi appendici, sia A e B, devono sempre essere reperibili insieme a quello che è il registro dei controlli, dove andiamo ad appuntare tutte quelle che sono le manutenzioni e le operazioni che andiamo a realizzare sul nostro impianto. Bene, siamo arrivati alla fine della presentazione, quindi ringrazio Giuseppe per la sua collaborazione durante il webinar, ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione, spero che il corso sia stato di vostro gradimento e sia dimostrato utile a chiarire ed apprendere nuove informazioni e concetti per il vostro lavoro. Vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo webinar che, come vedete dalla slide, si terrà il 19 maggio 2021 alle ore 18, dove si parlerà di Superbonus, guida per un installatore elettrico. Io Vi ringrazio ringrazio te. e vi auguro buon proseguimento. Scusami Giuseppe, ti lascio la No, parola per i ringraziamenti finali. sì, grazie, ti ringrazio e ringrazio tutti voi per l'attenzione e per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie ancora. Buonasera. Di nuovo, buona serata.